Io sono il dottor Territorio, sono responsabile del servizio di anestesia e reanimazione. La situazione attuale nostra, diciamo che dal punto di vista dell'attività e anche della possibilità di avere materiali, strutture organizzative, ce le abbiamo. Ancora nel 2016 è stata costruita la nuova piastra operatoria e attualmente per i giorni che verrà completata con ulteriori apparecchiature di anestesia, quindi da quel punto di vista saremo in completo. E come attività diciamo che abbiamo sempre cercato di mantenere i volumi di attività, ad esempio garantendo alle altre unità operative di restare nei termini per quanto riguarda la patologia oncologica, che voi sapete, magari non lo sapete, ma ha dei limiti, e quindi sia dal punto di vista della patologia oncologica della mammella che dei tumori del colon, con Salvatore Ramuscello qui presente, stiamo cercando di sviluppare un progetto che si chiama Progetto ERAS, per diciamo un recupero precoce di pazienti post operatori. È un fiore all'occhiello che abbiamo perché all'interno dell'azienda finora, un po' perché siamo piccoli, quindi è anche più facile. E siamo gli unici attualmente a riuscire a mantenerlo all'interno della nostra azienda. Con i femori abbiamo già avuto i complimenti del primario Ferrari, siamo i primi, un po' perché abbiamo creato un po' una mentalità sia all'interno del mio gruppo di lavoro e anche con gli ortopedici, e appena arriva il femore tante volte operiamo sullo stesso perimetro, perché questo è l'unico modo per far fronte a questa situazione. Quindi diciamo dal punto di vista anestesiologico mi pare che le cose stiano andando abbastanza bene. Purtroppo anche nel periodo Covid, dove per disposizione regionale ho dovuto ridurre gioco forza l'attività, noi siamo sempre riusciti, attraendo anche da altri ospedali come Dolo, che potevano fare interventi più ortopedici, siamo sempre riusciti a mantenere diciamo, l'urgenza sia oncologica che anche quella ortopedica, che sono prevalenti. Dal punto di vista della rianimazione, anche qui diciamo che come apparecchiature, come diceva Andrea, siamo nati insieme perché lavoriamo sullo stesso blocco, siamo a buon punto con le apparecchiature, forse ci sarà da affinare qualcosa per i prossimi anni, perché ormai sono passati più di 5 anni, non lo sai. E quindi ci sarà da integrare con qualche apparecchiatura da sistemare, però anche qui diamo risposte, abbiamo dato risposta col Covid, noi non siamo stati nella prima fase, non eravamo in ospedale Covid, però abbiamo garantito l'urgenza, nel senso che i pazienti che avevano bisogno di rianimazione, prima di essere destinati ai centri Covid, passavano nel mio reparto perché, come Andrea, ho una stanza di isolamento a norma, con pressione positiva, quindi si possono tenere questo tipo di malattie infettive con dei percorsi adeguati. Poi anche nella seconda fase abbiamo dovuto mettere in corte tutta quanta la rianimazione perché le esigenze del territorio lo imponevano e abbiamo aperto anche altri posti letto nelle sale chirurgiche vecchie, le vecchie sale terapeutiche. Ecco tutto qua. Queste sono le buone notizie. Le cattive notizie, si sa, sono quelle del personale. Diciamo che attualmente io sono necessità di avere almeno 14-15 anestesisti, ne ho a disposizione solo 10, quindi io ho la fortuna di avere dei colleghi liberi professionisti che mi forniscono un certo numero di ore. Non ho le cooperative, non perché non le voglia, ma perché ho sempre preferito di creare dei rapporti professionali anche con colleghi vecchi che andavano in pensione, invitandoli a venire a lavorare da me. Qui il problema dell'attrattività, cioè uno lavora in un posto dove logicamente è pagato in maniera adeguata, ma dove si trova anche bene. Quindi c'è stata anche tanta gente che è venuta e rimasta e continua a venire ancora con il piede. Adesso cercheremo di trovare delle professionalità fuori, dovrebbero arrivare, e quindi speriamo insomma che passi questo periodo di vacche magre, diciamo,